Salve a tutti gente, bentornati a Two Links to the Sky o Skyward Swords, quel che l'è. La volta scorsa abbiamo ottenuto il pezzo di canzone di Eldin e abbiamo anche risolto un paio di side quest, sperando che esista una volta scorsa. Ora io sto andando verso Ranel e con me c'è Zero Aisu. Ehi. E andiamo verso l'ultimo drago. Non ho schivato quella palla in una maniera... tipo non l'ho vista arrivare da nessuna parte. Cioè l'ho vista arrivare da davanti, però... Non è il famoso drago che ci andate per primo, tre patch, fa crashare il gioco forever. A proposito, ce l'ho, la patch installata, penso di sì. E comunque non succede più. Sì, non succede perché... più, però ero curioso. Io penso di sì. Anche. Okay, mi sembra che non cambia niente, no? Qua. Indicate il punto desiderato. Dobbiamo andare a cercarlo noi. Sì. Dobbiamo andare alla grotta e non mi ricordo dov'è. Penso che sia... Santuario del tempo. Scuola del deserto. Deserto. Dove cacchio era la grotta? Aspetta. Penso che... Se ci può arrivare dal porto andiamo antico. Andiamo dal porto antico, penso. E poi risaliamo le statue con l'artiglio. Sì. Boh, andiamo lì. I think. Perché, sì, perché dal porto antico... I don't know. Forse... Forse no. Oh, non si può tornare indietro dal porto antico. No, si può tornare indietro, però non so se... Oh, fuck. Io non vedo artigli là da dove aggrapparmi. Strano. Ma oh, invece sì. Sì che c'è, no? Sì, ci sono. No, è solo che non mi ricordo se al porto antico ci si arriva... è perché il Goron ti dà la chiave, no? Che ci puoi arrivare. Sì. Mentre noi adesso dobbiamo entrare nel buco che stava scavando da un casino di tempo. Sì. Sì, questa è... Eccoci. Arrivati, perfetto. Pare, no? Sì, ok. Ti aspetto più... finché arrivi. Ok, sono dentro. Dove ci sono le bombe? Oh, c'è il Goron. Ehi, ma tu non sei Link? Che piacere! Quasi come trovare un diamante. Volevo giusto rivederti. Puoi venire qui, per favore? No, okay. Ciao. Parliamone. Ehi là, Link. Allora, com'è finita la storia della fiamma sacra? L'hai trovata? Non ho fatto altro che pensarci. Dai, racconta. Ho capito. Alla fine, dopo una serie di avventure, l'hai trovata. Sei un mito, Link. Un bel riassunto. Anch'io ho scoperto qualcosa sulla leggenda dei tre draghi. Effettivamente esisteva una terra nascosta. Ho trovato un piccolo passaggio nel quale non sono riuscito a entrare. Penso di aver visto la terra dove vive il drago del fulmine, uno dei tre draghi della leggenda. Credo che anche questi robot c'entrino qualcosa. Drago del fulmine, robot e pietre del tempo. Un vero e proprio romanzo di avventure! Ehi, Link, ti ricordi del tuo investimento? Ti ho fatto aspettare un po'. L'ho usato a dovere, ho trovato moltissime pietre del tempo. Ti restituisco 10 volte la... Ah, è vero! Carino. Come 10 volte la... Gli ha dato 10 me ne ha date 100, ok. Magari tipo puoi continuare a dargliele? Forse. Whatever. E sbombiamo. Si durano un casino ste micce. Sì. Non ci farò mai l'abitudine. Si è appallato. Ok, let's go. Fuori di qui. Fuori dal buco. Qua non c'è niente, no? Beh, c'è una statua shake, eh? No? Io sono uscito. Sì, eccola. Tanto non ci serve più niente, no? Materiale. No, non ci serve più niente.
E mi ha dato un artiglio di mostro. Fuck off, non lo prendo neanche. Fuck gli artigli di mostro. Questa è la gola di ranelle, non ho visto cosa diceva perché ti stavo parlando. Secondo la gente qui vive il draganzi... Si suppone che un'antica civiltà abbia realizzato qui un opificio per produrre pietre del tempo di ottima qualità. Per questo si vedono ancora le tracce dei carrelli e dei binari usati per trasportare le pietre. Questa è la parte più corta, vero? No. No? Ni? È più o meno lunga quanto Eldin. Perché c'è tutto il giro da fare, poi c'è una roba da... Dobbiamo andare via da qua per fare una cosa e poi tornare. E poi mappa. Ok, marchiamo la statua. Ok. Ricordo bene l'ordine delle cose, ma facciamo roba. E quel che capita, capita. Allora, diamo un'occhiata in giro. Allora, qui sono i binari, quindi ci serve il carrello, che è... Ma è molto dopo, no? Sì. Qui serve il coleottero. Se vado verso le ossa, che succede? Posso parlare con le ossa? Questo è il... è lui, è il drago, no? Sì. Dice tre puntini. Allora, io mi ricordo... Perché c'è una catena, tipo era incatenato, poverino. Si vede di sì. No, io mi ricordo che... La catena è importante, non c'è una piccola chiave in fondo alla... Ah sì, guardala. Posso prenderla con lo scarabeo? Non mi ricordo. Maybe. Che non è in fondo alla catena, è in fondo... Niente, non riuscirò mai a far volare dritto lo scarabeo. Ok, sì. Presa la chiave. Dov'è? Sotto. Ah, lì, ok. Sì, non riuscivo a vederlo lì in basso. Tanto prendo formiche. Pa-pa-ra-pa-ra. Perché c'è un masso con... lì, tra l'altro? L'ho sollevato, non serve a niente. Vietato l'accesso se non si è in possesso del permesso del drago del fulmine di Ranella. Io ho la chiave, va bene dead. Anche quello. No, fuck il permesso. È morto. Vissuto mille anni, miliardi di anni fa. Non so se sono miliardi. Vissuto centinaia di anni fa. Penso che è più di un centinaio. Non hai vie di mezzo. Non è mai vissuto. Non è mai davvero vissuto. Perché non si è leccato le dita. Ok. Ah, ecco il carrello. Sì, adesso dobbiamo attivarlo e fare tutto il giro. Ma Link non sa più fare gli affondi, a quanto pare. Holy shit, Link. Ok. Mi piace che sti tizi rimarranno in vita per qualcosa come 5 secondi. Salve signore. Vabbè, non penso che si sentano morire ogni volta. No. Qui è pieno di pietre del tempo enormi. Il drago del fulmine ti ha dato il permesso. Volevo giusto inviargli questa pietra del tempo. Pss. Let's go. Qui intorno è pieno di Sì, questa parte è breve, mi pare. Cioè, è lunghina, ma cioè... Sì, ma è tutta, cioè, non... Fuck. Voglio fare una cosa divertente. Vuoi farli smettere di esistere? Sì. Ma dopo dopo tornano a esistere per morire, no? Sì. Ah, poverini. Vieni qui, pianta piragna. Fuck you. I said fuck you. Fuck. Check. Fuck. Fuck. Guarda, è tutto... Sì, è questo... È un...
una battle royale. Questa è la parte facile. Poverini. Non ne ho ucciso uno in modo leale. Dov'è il bottone? Sopra. Oh. Hello Link, vuoi scrivere? No, no Link, devi, ecco, sì, bravo. Ah, ma si ferma anche, io pensavo che tornasse indietro se non facevi a tempo. Quindi è ancora più easy. Ah boh, la prossima parte è quella difficile, no, in teoria. Cioè, più difficile. Sì. C'è un po' di platforming tutto qui. Sì, cos'è che non mi piace? Il platforming. No, così. Così? Sì, bravo. Bel taglio. No, no, no. Ok, no, ok. Quindi si ferma. Ah, si è fermata lì? Ah, c'è il bottone, ok. Ok. Ti mi sembrava strano. Non so, io mi ricordo di aver fallito sta cosa, quindi penso che sia possibile, ma... è che non so quanto indietro ti rimette. Una parte qua sull'edera. Non so quanto range ha il vento, ma spero non troppo. Link, balza! 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 Oh god. Sei caduto. No, però quasi. Ho preso uno spavento. Ok. Qui ci deve essere un'altra piattaforma con un tasto. Dove? Ok. Non so perché un bersaglio dovrebbe invecchiare così. Tac. Adesso è tutto a bersagli, no? Sì. Oh, ci sono i pipistrelli. Vabbè. Ah, ma smettono di esistere. Ah, quindi va bene. Ci sono lì for the lols. Fanno finta di esserci. Per mostrare la meccanica. Guarda quanto è figo. Non è che l'abbiamo già usata per tutto il resto del gioco, i due dungeon. Mini dungeon. L'ultimo. E poi l'edera. Penso che è finita. Quasi. Manca ancora un po'. Oddio. Ma dico, gelatina. A livello di puzzle, non so. Chi è gelatina? Vai via. You fuck. Oh, la leva. Cosa... cos'è? No, no, ci sono le giare. Easy peasy. Oh, tu devi essere un... mi dispiace. Addio. No, fuck! Ho preso un fiore antico per sbaglio. Colpendo un nemico. Ah. Vabbè, anche se ti colpiscono non è che ti fanno chissà quanti danni. No, ho paura di rimanere indietro. Perché qua penso che
Perdi perché c'è la sabbia. Oh, l'ha bloccata dalla parte sbagliata. No. Oh no! Flink! Sì, ho sbagliato. Flink! Trilli. Che cacchio? Perché non sale Link? Ok. No, non devi salire di lì, devi fare la corsa. Ah, ma sì? Sì. Provate anche a salire. Oh, come on. Puh, chi se la ricordava sta parte? Io ti sprofondo nella sabbia. Fuck me. Oh my god. Troppa roba. Smetti di esistere. Smetti di esistere. Smetti di esistere! Holy shit, quanta roba! Fuck you, smetti di esistere. Se ne vire morto non... Di? What? Esiste. Puoi riflettere indietro i laser ai laseros! Ah sì? Oh! E li paralizzi! L'ho fatto tipo per istinto perché Breath of the Wild. Nice. Ho imparato qualcosa oggi. Non so bene come funziona sta cosa. Ok, ci siamo, penso. Siamo fuori, no? Tu sei fuori. Io non sono ancora fuori. Link, sono fuori? Devi mirare di testa. Bravo, bravo Link. Eccola, c'è una pianta che cresce con le bombe. No? Sì, invece. Oh, c'è un esaedro là. Ah, boh, ci arriviamo dopo. Ma che cacchio? Link! Il salto! Come on! Capito che sei abituato a Breath of the Wild, dove tipo devo saltare io, però qui devi saltare te in automatico, altrimenti non funziona la cosa. Non riesco a fare un fendente orizzontale o verticale che sia decente. Peggior Zelda. Miglior Zelda. Yeah, ok, ho finito. Quasi. Praticamente finito. Deve solo arrivare al centro. Bene. E ora si aspetta. Boh, se vai al centro si attiva la cutscene, quindi penso che arriva prima. Eccolo! Holdin. Dranel. Tutti Holdin. Alla fine. Ti aspetto, mi siedo un attimo. Guardatelo come tossisce. Best Drago. Sì, il più figo. Va bene, gli parlo. Oh, abbiamo un ospite. Tu saresti un umano, vero? Qual è la ragione che ti ha spinto fin qui? Così vieni dal cielo e ti chiami Link? Non è che manca qualcosa al tuo nome? Per esempio... D.R. Link, numero 16, come i miei amici, che ne dici? Non ti piace? Ti piace?
Insomma, cosa vuoi da me? Oh. Vorresti che ti insegnassi la melodia? Forse prima dovrei darti uno sciroppo per la tosse. Capisco. Dunque, Link, che dici di arrivare dal cielo? Saresti l'impavido prescelto dalla dea? Ma certo, questo spiega tutto. Sono davvero spiacente, ma non posso aiutarti al momento. Te lo dico sorridendo, ma come puoi vedere... sono afflitto da una malattia grave e non mi trovo affatto nella condizione di cantare. Si chiama raffreddore. Certo, beh, c'è morto di raffreddore, però... Certo, è un vero onore ricevere dalla Dea un incarico così importante, ma come posso... ok, abbiamo finito. Bene. Bene, ce la inventiamo noi l'ultima parte. Penso che il robottino qua sa aiutarci, no? Al di là del ponte abbiamo piantato un bulbo dell'albero della vita, il cui frutto pare guarisca ogni malattia. Ma in queste terre le piante non crescono. E adesso possiamo arrivarci, no? Perché abbiamo portato il carrello, sì. C'è la strada qua. Aspetta, dove? Vai verso la zona del carrello. Sì. C'è un tizio, c'è una stradina. C'è che una si stradina. È formata adesso. Di metallo, sì. Non la vedo. C'è un robot davanti. Still don't see it. Come no? Vabbè, la vedrai. Dobbiamo andare praticamente dove c'è l'esaedro. E l'albero. Ah, eccola. Quella, amico. Ti ignoro. Angry shit. Ok. Riusciamo a attivarlo l'esaedro? Aspetta. Fuck. No, non posso scalare l'esaedro. Ok, I'm dead. Si può se faccio un colpo un po' dritto. O se attivo magari la pietra prima e dopo c'è la terra. Ma voglio farlo senza la terra, è più figo. Beh, si può fare così. Aspetta. Con l'attacco in salto, ci ho provato, ma l'ho mancato perché faccio schifo. Sei morto anche tu. No, no. Sono tornato in vita. Oh, God! Fuck me. Non so se è possibile. Sì che è possibile. Forse senza l'attacco in salto. 100%. Done. No! Fatto. L'ha colpito mentre stavo affondando. Vabbè, l'ha già fatto zero, allora lasciamo perdere. Tac. Salvati, Link! Yes. Yes. Io lo faccio easy mode. Ok. Ora si può attivare il cristallo. Hello? Scusi, L'albero della vita. due cutscene, una dentro l'altra. Una per il fiore antico. Ok. E l'amico. Il drago del fulmine non sta bene. Il terreno non è fertile per far crescere la pianta. Non c'è molto tempo. In realtà c'è tempo infinito. Va bene, prendiamolo. Il bulbo dell'albero della vita. Ok, è ora di tornare. È ora di venderlo. Che devi fare con quel bulbo? Per far guarire il drago del fulmine serve un frutto dell'albero della vita. Allora, vuoi aiutare il drago del fulmine? Che importa se sei qui per caso? Vorrei che il bulbo fosse piantato in un luogo migliore. Le terre di Arnel decisamente non sono adatte, mi raccomando. Bene. E Zero sa dove dobbiamo andare, no? Sì. Non da qui, però. Ah, lì sopra? Shit. Sai che non me lo ricordavo che c'era l'edera? Edera. C'è l'edera? Oppure non... Sono scemo io.
Sono scimunito. Io ho usato un metodo. Ho colpito il cristallo del carrello. Non so se è così che funziona. Per tornare indietro, ma whatever. Ok. Beh, effettivamente era una buona idea. Ci avrei dovuto pensare. Torna nel cielo. Ma mi sembra tipo il modo sbagliato per andare. Non c'è davvero nessun altro modo. Io ho usato l'arco ed era scomodo, ma col coleottero, cioè, ci arrivi tranquillamente, penso. Oh, come on. Are you serious? Io sono in cielo, non so se aspettarti. Are you serious, Black? Finisci le frecce, Zero. Ho finito le frecce, quelle. Wow, davvero? Va bene, avevo 4. Ma comunque, che schifo. Guarda il lato positivo, Zero. Non ne vedo lati positivi. Non siamo ancora crashati. Oggi è tutto negativo. Oggi giorno no. Vabbè. First world problems. Comunque, io mi butto. Andiamo al... Tu ti butti? Wow. Come ti... Io devo ancora salire. Sì, ma tanto ti aspetto prima di iniziare la cosa. Si va al santuario dell'esilio. Eccoci al santuario dell'esilio, cioè alla terra dell'esilio. Nel caso in cui Zero taglia quella parte, ha detto buttati che è morbido. Posso tagliare anche quello? Cioè non è... No, allora lo dico durante il boss finale. Va bene, ti aspetto seduto sullo sgabello. Tu vado, parla. Ma questo posto è deprimente. La nonna è vissuta sempre qui e non ha mai pensato di piantare un albero? Eh già. Io ci sono, Lethal Chest, okay. Già tornando indietro nel tempo. Wow. Apri. Io non aspetto nessuno. Ma almeno... Questo è il posto ideale per la vita vegetale. Fatto una rima, mio signore. Io l'ho piantato nel presente perché sono un genio. E poi torni indietro nel tempo. Non ci trovi niente. Non te lo lascia fare, fai, ti blocca, ti dice don't do it, you fuck. Stai sbagliando tutto. Pianta. Piantato. Ta-ta-tan-tan. Impa dice qualcosa. Impa, ho appena piantato un seme. Effettivamente dice qualcosa. Cosa dice? Hai piantato il germoglio. Cioè si sente la sua forza vitale. Si trasformerà in un albero in cui bellezza risplenderà nel futuro. E infatti, se adesso torniamo nel futuro, cioè nel presente, perché questo è il passato. Ma è il futuro comunque, no? Tecnicamente. Perché cioè, il presente è già passato. Vabbè. Albero! Tan tan tan! Ma quindi ha cambiato tutto lo scorrere del tempo nell'universo o è apparso tutto un tratto? Cosa ne dice Bado? Ehi, Bado. Ah, più lo guardo, più quest'albero mi sembra bello. È proprio il giusto simbolo per un santuario. Ogni volta che ci poso gli occhi sopra mi sento ringiovanire. Forse c'è sempre stato. Penso di sì. Bene. Frutto ottenuto. Si dice che questo frutto leggendario curi ogni malessere e portalo al drago del fulmine. Bene, diamogli il frutto. Here you go, boy. Big boy. Ehi, ma tu sei Link? Come mai qui? T'ho già spiegato. Allora, mette una mano e da chissà dove si toglie sto frutto di 40 kg. Oh, ma è quello che credo che sia. Davvero l'hai portato qui per me? Adesso lo manca. Wow. No, adesso cade. Testa indietro. Sì. Oi oi oi. Adoro questo pezzo. Ah, giusto in tempo. Sento che la medicina fa effetto. Mi stanno tornando le forze.
Sono tutto incriccato. Oh, anche noi draghi millenari a volte ci ammaliamo. Link, ti ringrazio per avermi allungato la vita. Per ricompensarti ti intonerò una parte della melodia dell'impavido. Aspetta, quel frutto lì... Cioè... Fuck. Failure. Avevi una battuta sulla punta della lingua. Avevo la battuta sulla punta della lingua. Ma non è andata a punti. Nope. Cosa volevi dire? Quel frutto allunga la vita, perché non l'ho mangiato io? Sì, dire qualcosa del genere. Una roba del genere. Apri bene le orecchie e gusta la mia meravigliosa voce. Yeah, è ottenuta una parte della melodia dell'impavido. Alla fine era la più corta questa. Sì, è tipo la più corta. Perché è tutta dritta, cioè è come un side-scrolling level, cioè non puoi metterci di più. Puoi, penso. Ma... Sì, se faili incredibilmente, però... Se non... continui a colpire il cristallo per vedere che succede. Link, mi hai salvato la vita, sei il mio benefattore, voglio farti un regalo. Ripassa fra un po' che intanto lo preparo. Sono sicuro che ti piacerà. Non possiamo farlo subito, quindi. Dobbiamo prima... Narisha. Completare la canzone. Complimenti, mio signore. Avete ottenuto tutte le parti della melodia dell'impavido? Per completare la melodia, suggerisco di tornare in cielo dove si trova Narisha. Nice. Sì, se fai tornare indietro del tempo non c'è più il suo scheletro. Quindi sì, l'abbiamo salvato. That's nice. Abbiamo salvato il nonnino. E adesso manca pochissimo. Manca pochissimo. Manca ancora Narisha, quella parte, la triforza, quell'altra. Ci abbiamo quasi finito. Circa. Direi che per il 2020 abbiamo finito. Direi che per abbiamo... Ok, ciao, okay. Ci vediamo nel prossimo episodio. Vai, e ricordate, buttati che è morbido! Ti odio. It's so funny, every time.